siamo arrivati in Inghilterra. Ciao, abbiamo preso l'auto a noleggio, in realtà dovevo prendere un'auto media tipo Opel Corsa o una macchina similare, ma invece mi hanno dato questo SUV della Hyundai, non so neanche come cavolo si chiama, tanto di guadagnato, addirittura ho il cambio automatico, così non mi devo fare paturni a cambiare le marce con la mano sinistra, che la mia è un po' handicap. Mi ricordo l'ultima volta fatta in Irlanda, mi ero messo mentalmente nell'idea di guidare a sinistra, ma non di cambiare le marce con la sinistra. Vabbè, andiamo a vedere com'è. Tucson, ecco come si chiama. Cambio di programma. Oggi avremmo dovuto vedere Canterbury e domani le scogliere di Dover. Però guardando le previsioni abbiamo visto che domani a Dover ci sarà vento forte, impossibile volare col DJI Mavic Air e in più fastidioso per stare 3 ore sulle scogliere, stare col vento sulle scogliere non è il massimo, per cui invertiamo, andiamo direttamente a Dover adesso e domani col vento andremo a vedere Canterbury. Siamo a Dover, alle White Cliff, le scogliere bianche. Il colore bianco candido è perché sono di formazione calcarea. A 6 km da qui c'è il punto più vicino al continente, più vicino alla Francia. Il continente dista solamente 33 km. In giornate come queste, molto soleggiate, belle e limpide, si riesce a vedere benissimo la Francia.
Oggi giornata splendida, abbiamo fatto benissimo a venire perché siamo riusciti a volare. Oggi davvero si vola tranquillamente, domani sarà un casino. Se voi continuate questo percorso incontrate primo questo faro bellissimo, bianco anch'esso, il South Foreland Lighthouse. Tantissimi sentieri, parchi, territori qui in Inghilterra sono gestiti dalla National Trust. Potete iscrivervi alla National Trust e davvero avere degli sconti forti su un sacco di attrazioni qui in Inghilterra, addirittura ingressi gratuiti. Per farlo vi lascio il sito in descrizione. Tra le altre cose potete iscrivervi anche solo per 7 o 14 giorni e avete anche degli sconti famiglia qualora iscrivete appunto tutto il nucleo familiare. Cosa succede in quel caso? In quel caso voi venite in uno dei tantissimi uffici che sono sparsi in tutta l'Inghilterra e potete ritirare la vostra tessera valida proprio per quella settimana o quei 14 giorni che avete deciso. A Dover, proprio vicino alla cittadina, alla fine delle scogliere, c'è anche un bellissimo castello. Siamo arrivati a Folkestone, dove pernotteremo questa notte. Adesso siamo abbastanza stanchi, a dire il vero. Giorno di viaggio e scogliere, abbiamo camminato un po'.